Quegli si allontanò e proclamò il fatto. Cari fratelli e sorelle, quando Cristo tocca la nostra vita, accade proprio questo. Tant'è che Papa Francesco lo ripete molto spesso: la natura della Chiesa è quella di essere missionaria. E il brano evangelico che abbiamo ascoltato conferma questa ispirazione del Santo Padre. Il lebbroso è purificato da Cristo Gesù, è stato toccato da Cristo nel profondo e quindi che cosa fa? Proclama e divulga il fatto. Non può ottenere per sé quanto Cristo ha operato nella sua vita. E Francesco d'Assisi, quando i frati gli chiedono di andare in missione, lui in un capitolo della Regola non bollata, nel 16° capitolo, dice: sì, andate pure in missione, chiedete ai vostri ministri provinciali, e indica due modi di andare in missione. Due modalità di essere missionari. Innanzitutto quello che non si litighi e si confessi di essere cristiani. E poi quando il Signore vorrà, quando a Lui piace, proclamare la parola di Dio. Ma il primo modo è interessante. Quello che non si litighi. Sempre nella Regola non bollata, al capitolo 9, Francesco d'Assisi indica ai frati la modalità con cui devono relazionarsi tra di loro e dice proprio così: se una madre ama e cura il proprio figlio carnale, tanto più un fratello spirituale è chiamato a nutrire e curare il proprio fratello. Allora così Francesco getta una luce sul brano del Vangelo che abbiamo ascoltato. Così possiamo essere missionari. Non solo questo è il centro dell'essere missionari, proclamando la parola di Dio, come dice Francesco, quando al Signore piace, ma la nostra vita, il nostro essere diventa evangelizzazione, perché, come abbiamo ascoltato, quando il lebbroso è stato toccato da Cristo, proclama questo. Quindi la nostra vita diventa, ripeto, evangelizzazione. E allora, solo allora, la nostra vita diventerà attrazione. Se Dio Padre gradualmente prende più il sopravvento nella nostra vita, allora gli altri saranno attirati da questo. Ma se noi pensiamo di fare proselitismo, di accalappiare gli altri, no. La Chiesa, lo ripete molto spesso Papa Francesco, ma anche in precedenza Papa Benedetto XVI, non cresce per proselitismo, ma per attrazione. E questo lo fa soltanto Dio Padre. Se Dio Padre sempre più ha presa nella nostra vita, sempre più è il contenuto della nostra vita, allora la nostra vita diventa attrattiva per gli altri. Chiediamo proprio questo a Dio Padre in questa Eucaristia, che sempre più Lui diventi il contenuto, il senso della nostra vita e che così la nostra vita diventi attrattiva per gli altri.